Buonasera a tutti, sono Ferdinando Gottardo di Edicom Edizioni. Vi do il benvenuto a questo webinar che è dedicato agli interventi e ai sistemi di intervento per il rinforzo e il miglioramento sismico degli edifici, con un occhio particolare oggi a quello alle strutture in calcestruzzo armato. Il webinar di oggi fa parte di un ciclo di eventi online che abbiamo organizzato in questi settimane, mesi con Lateralite, dedicando un tema alle diverse puntate. Oggi, come dicevo, parleremo proprio di interventi di rinforzo e miglioramento sismico sugli edifici in calcestruzzo armato, una tipologia edilizia molto diffusa nel nostro paese, e vedremo come intervenire per mettere in sicurezza proprio dagli eventi sismici. Questo tipo di interventi, come sapete, sono oggi favoriti anche da quello che è il Sisma Bonus, un incentivo messo in campo proprio per la riqualificazione del patrimonio immobiliare esistente e che permette di usufruire di detrazioni fiscali per gli interventi antisismici e contro il rischio sismico sugli edifici. Questa sera vedremo in particolare con i nostri due relatori che vedete già collegati, ve li presento, sono gli ingegneri Santi Urso e Edoardo Pettinari, entrambi tecnici di Lateralite. Lateralite ha un'ampia gamma di soluzioni di intervento sulle strutture esistenti per il rinforzo e non solo, e di questa gamma fanno parte tutta una serie di prodotti proprio per l'intervento antisismico. In particolare, questa sera, fra i temi che tratteremo, ci sarà, al di là di un'introduzione iniziale sulle modalità con cui intervenire e i danni che si presentano solitamente nelle strutture in calcestruzzo armato, vedremo un po' quelli che sono i materiali compositi, in particolare i sistemi FRCM, FRP, cioè i materiali fibro-rinforzati a matrice polimerica e quelli a matrice cementizia principalmente. Vedremo un po' quali sono le differenze fra i due e anche inquadreremo un po' il contesto normativo in cui muoverci, oltre poi a vedere altri tipi di soluzioni e vedere anche alcuni esempi di applicazione di queste tecniche proprio alle strutture, come dicevo, in cemento armato. Come sempre, io vi ricordo che al termine del webinar potrete rivedere le slide che vi invieremo via mail. Riceverete un link dal quale scaricare le presentazioni che vedrete. Durante tutto il webinar potrete porre inoltre delle domande ai due relatori, scrivendole nel pannello domande che trovate tipicamente alla vostra destra su GoToWebinar. Io vedrò di raccoglierle e porle poi ai nostri relatori. Vi ricordo anche che, come sempre, cercheremo di mettere poi online, prima possibile, anche il video sul nostro canale YouTube Edicom News, il video delle relazioni di oggi, in maniera che se volete potrete, oltre che con le slide, ritornare sui contenuti anche rivedendo i passaggi a video. A questo punto io direi che possiamo sicuramente entrare nel vivo cominciando ad inquadrare innanzitutto il tema e poi scendendo un po' su quelle che sono le definizioni dei vari sistemi applicabili. Questo lo farà innanzitutto l'ingegner Santi Urso e nella seconda parte invece l'ingegnere Edoardo Pettinari tratterà invece quelle che sono le applicazioni di questi sistemi. E poi lasceremo spazio anche alla fine alle domande. A questo punto cedo direttamente allora lo schermo a Santi Urso, così cominciamo a entrare nel vivo. Come già anticipato, sono l'ingegner Santi Urso e faccio parte dell'ufficio tecnico di Lateralite, gruppo che comprende un gruppo di aziende. Oggi in particolare parleremo di interventi di rinforzo e miglioramento sismico degli edifici in calcestruzzo armato tramite delle tecniche innovative che prevedono l'utilizzo di materiali compositi. Il webinar di oggi prevede un programma che si articola come descritto in questo elenco puntato, ovvero faremo una breve introduzione dei materiali compositi cercando di definirne le principali caratteristiche e proprietà. Entreremo nel vivo dei materiali compositi parlando quindi di sistemi FRP ed FRCM e andremo successivamente a inquadrarli all'interno di un contesto normativo italiano ed europeo. Successivamente andremo ad analizzare i calcestruzzi HP FRC
ovvero quei calcestruzzi ad alte prestazioni che presentano un comportamento post-fessurativo non degradante, e anche questi li andremo a inquadrare in un contesto normativo. E infine, insieme al collega l'ingegner Pettinari, andremo a vedere degli esempi reali applicativi per quanto riguarda gli interventi di rinforzo su strutture in calcestruzzo armato. Iniziamo a parlare intanto delle problematiche strutturali che le strutture in cemento armato possono presentare. Come è emerso, è stato messo anche in evidenza dagli ultimi eventi sismici praticamente dell'ultimo decennio, le strutture in cemento armato presentano delle gravi problematiche che possono, diciamo, essere sintetizzate all'interno di questo elenco puntato, che però non vuole ridurre le problematiche strutturali a semplici elementi di dettaglio. Analizzando un po' le modalità di rottura che si sono presentate nelle strutture, si è visto che la principale causa delle rotture dei collassi strutturali dipendeva da dei meccanismi di tipo fragile. Meccanismi di tipo fragile, ovvero dei meccanismi che venivano innescati senza dare preavviso di un possibile collasso. Questi meccanismi coinvolgono la rottura dei nodi trave pilastro, dove ovviamente si ha una concentrazione degli sforzi dovuta sicuramente a più cause, quali per esempio l'azione sismica o anche l'azione spingente delle tamponature. Rottura del nodo al di sotto del pilastro dovuta proprio a questa azione tagliante che non può essere assorbita dal pannello. Rottura per taglio delle estremità delle travi, quando chiaramente il dettaglio delle staffe non era un importante particolare che si teneva in considerazione, oltre anche a delle rotture per taglio di pilastri dozzi, dove si aveva una concentrazione di taglio in prossimità di travi a ginocchio, dove ovviamente c'erano delle scale. Come si fa a intervenire su queste problematiche? Chiaramente è necessario effettuare un'analisi della struttura e quindi conoscere le proprietà geometriche e resistenti dei materiali. Successivamente bisogna incrementare la duttilità delle estremità dei pilastri, ovvero, come sappiamo, come nelle ultime normative è stato molto messo in evidenza, la principale proprietà delle strutture in cemento armato deve essere la duttilità, la capacità quindi di resistere oltre una certa fase di fessurazione e di formazione di alcune cerniere plastiche. In questa slide possiamo vedere una serie di fessurazioni causate proprio dalle rotture avvenute nel pannello di nodo a causa di un'azione spingente della tamponatura o anche per l'azione tagliante sismica. Parliamo adesso, iniziamo a vedere quelli che possono essere le soluzioni a queste problematiche strutturali, ovvero i materiali compositi. Materiali compositi, nulla di nuovo, perché all'interno delle strutture vediamo che i materiali compositi sono attualmente utilizzati anche da diversi decenni. Da diversi secoli, in realtà, visto che anche le strutture in muratura sono rappresentate da dei materiali compositi formati da dei conci e delle malte, ma anche il calcestruzzo armato non è altro che un materiale composito, composto proprio da una matrice in calcestruzzo e da una fibra in acciaio. Qual è la vera novità di questi materiali compositi? È che cercano di sfruttare delle fibre che sono geometricamente più sottili e più contenute rispetto a delle armature tradizionali in acciaio e delle matrici che sono diverse dal semplice calcestruzzo. In forma generale, un materiale composito quindi è formato da una matrice che ha il compito di assorbire gli sforzi e trasferirli ai supporti e da una fibra invece che presenta invece le caratteristiche resistenti elevate e che deve essere perfettamente connessa con i supporti e deve garantire un comportamento di composito grazie proprio alla collaborazione con la matrice. Ovviamente la proprietà del materiale composito che ne deriva dipende dai due costituenti, sia dal punto di vista della loro geometria, sia dal punto di vista della loro resistenza. Oggi parleremo di sistemi FRP, ovvero Fiber Reinforced Polymer, sistemi FRCM, ovvero Fiber Reinforced Cementitious Matrix, e sistemi FRC, ovvero Fiber Reinforced Concrete. I sistemi FRP sono tra i più diffusi e banalmente spesso riconducibili alle fibre di carbonio, in quanto sono un sistema ormai diffuso da oltre 15 anni nelle civili abitazioni come
interventi di rinforzo strutturale è che sono formati da una matrice polimerica, ovvero da una resina epossidica che funge appunto da matrice, lavora insieme a un tessuto ad alte prestazioni che nel 90% dei casi è rappresentato da un tessuto in fibra di carbonio. Successivamente, per superare diverse problematiche che presentavano i sistemi FRP, sono stati sviluppati i sistemi FRCM, in cui la matrice polimerica è stata sostituita con una matrice cementizia, ovvero una malta. Il tessuto in fibre di carbonio è stato sostituito invece da delle reti ad alte prestazioni, considerate anche questa volta sia in carbonio, ma l'azienda Ruhrgold in questo caso propone un materiale con prestazioni più elevate, ovvero il PBO. Infine, i sistemi FRC non sono altro che dei calcestruzzi in cui sono disperse delle fibre discontinue che garantiscono un comportamento a trazione post-fessurativo che chiaramente un calcestruzzo tradizionale non avrebbe. Iniziando a parlare dei sistemi FRP, come anticipato, i sistemi sono formati da una matrice organica, quindi da una resina, e da un tessuto in fibra. Attualmente sono tra i sistemi più utilizzati, nonostante diverse problematiche che si sono manifestate proprio a causa della non compatibilità chimica tra il materiale composito che ne deriva e il supporto che può essere in calcestruzzo armato, ma spesso sono utilizzati anche sulle strutture in muratura. Per quanto riguarda i sistemi FRCM, attualmente sono stati codificati e certificati all'interno di più recenti normative, ormai state pubblicate circa 3 anni fa, che vengono attualmente utilizzati per una serie di rinforzi strutturali sia su strutture in cemento armato che su strutture in muratura. Quali sono i principali vantaggi di questi sistemi compositi? Intanto che non alterano la rigidezza della struttura e non ne alterano i carichi, in quanto sono degli interventi che si concentrano in uno spessore molto ridotto. Per quanto riguarda gli FRP, si parla di spessori ridotti all'interno di 1 mm. Per quanto riguarda i sistemi FRCM, si considerano circa 8-10 mm per strato di rete. Quindi comunque degli spessori molto contenuti anche nell'ottica di interventi strutturali importanti. Un principale vantaggio di questi sistemi è quello invece di poter progettare nel dettaglio l'intervento, ovvero poter compensare le carenze strutturali dei singoli elementi trave, pilastro o nodo e poter quindi dimensionare nel dettaglio anche la percentuale di fibra che deve essere aggiunta ed applicata. Una velocità e semplicità di intervento, perché chiaramente l'applicazione di una malta che funge da matrice e da collante della rete con il supporto in calcestruzzo armato è un'applicazione tradizionale che gli operatori attualmente fanno giornalmente in tutti i cantieri. La reversibilità dell'intervento, in quanto un intervento facilmente rimuovibile, esteticamente non invasivo, non altera la geometria iniziale della struttura. E sicuramente aumenta l'utilità degli elementi su cui viene applicata. Principali differenze tra FRP ed FRCM, le abbiamo in parte alcune già anticipate, entriamo più nel dettaglio. I sistemi FRP, benché abbiano delle resistenze molto elevate, anche dovute al fatto di utilizzare dei tessuti in fibra di carbonio ad alta grammatura, infatti si tratta di tessuti che hanno grammatura al metro quadro superiori a 200-300 grammi al metro quadro, presentano delle problematiche di tipo ambientale, problematiche riferite ovviamente alla permeabilità al vapore, in quanto la resina epossidica, essendo un materiale chimicamente molto diverso dal supporto in calcestruzzo, non garantisce la permeabilità al vapore che invece il calcestruzzo possiede, proprio per natura del materiale. La matrice è una matrice ovviamente chimica che può essere nociva. Non è possibile effettuare l'applicazione dei sistemi su supporti umidi. Chiaramente la resistenza alle alte temperature non è garantita proprio a causa della natura della matrice e ovviamente anche alla resistenza al fuoco. Per quanto riguarda invece la facilità di posa, è necessaria una manodopera specializzata che sappia utilizzare questi materiali e che li sappia applicare nel modo corretto, in quanto un'applicazione non corretta e non conforme a quello che è descritto all'interno delle schede tecniche,
non, in pratica è come se non fosse operativa e quindi non svolgesse il suo compito negli elementi strutturali. Per quanto riguarda il comportamento dei materiali, presentano un comportamento elastico, elastico perfettamente elastico fragile, ovvero fino a rottura. I materiali sono certificati e quindi possiedono un certificato di valutazione tecnica rilasciato dal Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici e anche una normativa, una linea guida di progettazione rilasciata dal CNR, che è il DT200, che chiaramente entra nel dettaglio della progettazione, andando a calcolare le energie di frattura e andando poi a valutare tutti i meccanismi di collasso e di distacco che si possono manifestare. Come descritto infatti in questa slide, si possono manifestare diverse modalità di rottura, modalità di rottura che possono essere previste garantendo una ottimale lunghezza di ancoraggio pari a 200 mm e calcolando una energia specifica di frattura che permette appunto di dimensionare in modo dettagliato l'intervento. I sistemi FRP sono ovviamente di diversa natura, possono essere formati in situ, ovvero dalla formazione di tessuti, dall'applicazione di tessuti insieme a delle resine applicate in situ, o possono essere dei sistemi preformati o preimpregnati. All'interno di questa classe di materiali rientrano chiaramente le barre in pultruso e le CLAM, che possono essere applicate sulle strutture grazie appunto all'applicazione di una resina, che in questo caso non solo svolge la funzione di far aderire il sistema al supporto, in quanto il sistema è già preformato, quindi è già un sistema composito e viene fuori da un processo industriale. Per quanto riguarda invece i sistemi FRCM, come abbiamo descritto precedentemente, sono dei sistemi formati da delle reti ad alte prestazioni che vengono applicati invece sul supporto in calcestruzzo mediante l'applicazione di una malta di una matrice inorganica. Questa matrice svolge il doppio ruolo di matrice, quindi di inglobare la rete di materiale ad alte prestazioni e di garantire l'adesione al supporto in calcestruzzo. In fase di certificazione vengono effettuate delle prove di trazione sia sulla rete ma anche sul composito e come possiamo vedere nel grafico di destra, il comportamento che presentano questi materiali è tendenzialmente diverso da quello di un sistema FRP, formato quindi da una curva trilineare e tramite queste prove è possibile estrapolare i dati che sono necessari per effettuare dei calcoli di rinforzo in accordo con le linee guida di progettazione rilasciate anche questa volta dal CNR nel 2018, ovvero il DT215. In fase di certificazione, a differenza dei sistemi FRP, per i sistemi FRCM vengono effettuate delle prove di distacco che sono utili a valutare quello che è il parametro di distacco per andare a progettare, quindi per andare a progettare in sicurezza e quindi evitare dei fenomeni di distacco di estremità. Cosa c'è di diverso rispetto a un sistema FRP? Mentre per i sistemi FRP questi meccanismi di collasso sono evitati tramite la valutazione in forma analitica dell'energia di frattura. Per quanto riguarda i sistemi FRCM, questo parametro di progettazione viene valutato in fase di certificazione. Quindi non ci sono delle formulazioni analitiche attualmente presenti in letteratura, ma vengono valutate sperimentalmente in fase di certificazione, questi parametri di progetto che servono dunque a evitare questi meccanismi di collasso. Quali sono i vantaggi di un sistema FRCM? Ovviamente è facile da applicare su un sistema umido, anzi, i supporti devono essere umidi per garantire la perfetta adesione del materiale sul calcestruzzo. Ovviamente sono resistenti al fuoco e chiaramente permeabili al vapore. La matrice non è nociva in quanto è una matrice chimicamente compatibile col supporto in calcestruzzo, resiste bene alle alte temperature e poi ovviamente è facile da mettere in opera grazie proprio alla facilità e alla compatibilità di una malta cementizia, che è un materiale che viene generalmente utilizzato nei cantieri.
Attualmente l'azienda Rurecol propone delle reti in fibra di PBO, ma anche in fibra di carbonio, in funzione ovviamente delle varie applicazioni e ovviamente anche in funzione di quello che è necessario fare, ovvero un calcolo di dimensionamento. Andiamo adesso invece a inquadrare il contesto normativo di questi materiali. Per quanto riguarda questi materiali, essi sono inseriti all'interno dell'NTC e in cui si parla di materiali che per essere utilizzati per rinforzo di strutture devono essere muniti di un certificato di valutazione tecnica o di una marcatura CE. Attualmente per i sistemi FRP esiste una linea guida di progettazione, una linea guida di qualificazione e l'azienda Rurecol chiaramente ha già terminato l'iter di qualificazione avendo quindi ottenuto il certificato di valutazione tecnica scaricabile anche dal sito, in cui sono contenute tutte le proprietà meccaniche dei sistemi proposti, essendo quindi un sistema già diffuso da oltre un decennio, comunque l'iter è già ben consolidato e questi sistemi sono proprio diffusi e anche visibili in molti cantieri. Per quanto riguarda invece i sistemi FRCM, si è giunti a una linea guida di qualificazione, una linea guida di progettazione nel 2018. Attualmente esiste un decreto del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici che permette alle aziende che fungono in questo caso da fornitrici di materiali FRCM di poter commercializzare i sistemi avendo avviato l'iter di qualificazione. Rurecol ha già terminato l'iter di qualificazione avendo dunque depositato già al servizio tecnico centrale l'istanza per il rilascio del certificato di valutazione tecnica, certificato che con molta probabilità verrà rilasciato nei prossimi mesi, si spera anche prima della scadenza del decreto di proroga del Consiglio Superiore. Attualmente però i sistemi FRCM che l'azienda Rurecol propone in fibra di PBO e carbonio non sono del tutto scoperti per quanto riguarda le certificazioni. Infatti, questi sistemi sono certificati in accordo con le normative americane che chiaramente sono nate qualche anno prima rispetto a quelle italiane, e quindi la certificazione di prodotto di sistema è stata già ottenuta diversi anni fa. Quindi questi materiali sono già presenti nel mercato statunitense. Chiaramente la differenza sta nel fatto che l'iter di certificazione è diverso e anche la linea guida, la normativa di progettazione è ben diversa da quella che poi è stata sviluppata in Italia. Anche se poi facendo un confronto tra le regole di progettazione del DT215 e delle SIAE 549, i risultati chiaramente non possono che essere molto simili tra di loro. Andiamo adesso invece un po' a entrare nel merito dei sistemi, dei materiali calcestruzzi HPFRC, High Performance Fiber Reinforced Concrete, ovvero dei materiali compositi dei calcestruzzi che presentano all'interno delle fibre discontinue in fibra di acciaio o fibre polimeriche. Qual è il vero ruolo di queste fibre? Quello di fornire un comportamento a trazione post-fessurativo al materiale. All'interno dell'NTC sono inseriti al capitolo 11.2.12 come calcestruzzi fibro-rinforzati e sono anche state pubblicate delle linee guida di progettazione dal CNR, ovvero il DT204 del 2006. Sono quindi dei materiali già ben consolidati e che vengono utilizzati anche molto spesso, anche se non molto conosciuti da tutti i progettisti. Ovviamente ne parla anche l'Eurocodice 2 e il FIB Model Code del 2010. Vediamo come si ricava invece un comportamento e un legame costitutivo di questi materiali. In fase di certificazione è necessario effettuare delle prove a flessione su 3 o 4 punti, delle prove che devono essere funzionali a costruire il legame sigma W, in cui W è l'apertura della fessura, ovvero si va a monitorare, a leggere il carico che viene applicato in una prova di flessione e a leggere l'apertura della fessura in prossimità della sezione di mezzeria. Ci sono materiali che presentano un comportamento di tipo includente,
tendenzialmente quando la percentuale di fibra è superiore al 2%, e dei materiali che invece presentano un comportamento di tipo degradante, tendenzialmente quando la percentuale di fibra è inferiore al 2%. E da cosa deriva questo comportamento includente dei materiali? Dal fatto di permettere al materiale in fase di trazione di lo svilupparsi di una multifessurazione. Questo che vuol dire? Lo svilupparsi di una multifessurazione permette al materiale di poter dissipare più energia e quindi di avere maggiore riserva di energia che può offrire in termini di anche di duttilità. L'azienda Laterlite propone diversi prodotti che fanno parte di questa gamma. Per quanto riguarda i sistemi degradanti, l'azienda propone un microcalcestruzzo centro storico molto, molto targetizzato per gli interventi sui solai in basso spessore, quindi con la realizzazione di cappe collaboranti in basso spessore, mentre propone dei materiali di tipo includenti, come per esempio il microcold steel, che è invece adatto per il rinforzo in basso spessore, però di elementi strutturali, per esempio in CA, quali incamiciatura di pilastri o di travi, in cui è possibile ridurre gli spessori di intervento, rispetto a una tradizionale tecnica di intervento, quale l'incamiciatura in CA, ovvero quello che tendenzialmente viene effettuato in 10 centimetri di incamiciatura in CA con l'aggiunta di armatura. Spesso può essere ridotto a circa 5-6 cm senza aggiunta di armatura utilizzando un materiale di questo tipo, che chiaramente presenta non solo delle resistenze a flessione, quindi a trazione post-fessurativa, ma anche delle resistenze a compressione molto elevate. Si parla chiaramente di valori di resistenza intorno ai 90 MPa. Passo adesso la parola al collega, l'ingegner Pettinari, che vi mostrerà una serie di esempi applicativi di questi materiali compositi per le strutture in CA, anche legate a tutti gli incentivi Sisma Bonus e quindi a tutti, gli incentivi che si possono, sbloccare. Buonasera anche da parte mia. In quest'ultima parte vedremo quelli che sono gli esempi applicativi dei sistemi FRP, FRCM e anche dei microcalcestruzzi che ci ha appena illustrato il collega. Partiamo con quelli che sono i sistemi FRP. Innanzitutto è fondamentale per questi sistemi avere un supporto piuttosto liscio, quindi comunque è fondamentale la sua preparazione. Come ha ricordato il collega, i sistemi FRP sono sistemi che associano ad una fibra, tipicamente in carbonio, una matrice organica e quindi una resina epossidica. Tale resina, comunque, essendo di natura chimica, non è compatibile con quelli che sono i supporti umidi. Pertanto, nel momento in cui io vado a preparare adeguatamente la superficie, quindi un'eventuale scarifica, passivazione delle armature esistenti e quindi l'applicazione di un'opportuna malta da ripristino, è necessario e fondamentale aspettare la completa maturazione e stagionatura di questa malta, in quanto non vi deve essere sostanzialmente quella che è un'umidità relativa. Successivamente a questa eventuale preparazione del supporto si applica quello che è un primer epossidico. Quindi si prepara il supporto in modo tale che possa ospitare quello che è il rinforzo vero e proprio, costituito dal primo strato di resina e da quello che è il tessuto e il rinforzo vero e proprio, come mostrato in questa immagine. In caso di applicazione di ulteriori strati si procede in maniera analoga, quindi ulteriore strato di resina epossidica e poi ulteriore strato di tessuto o lamina a seconda dell'elemento su cui stiamo andando ad applicare il nostro sistema di rinforzo. Dopodiché, come ha ricordato il collega, sono sistemi suscettibili particolarmente sensibili a quelle che sono fonti di calore, quindi anche nei confronti dell'incendio. Pertanto, in genere si provvede ad un opportuno spolvero di sabbia, che permette sicuramente di rendere la superficie più rugosa e quindi creare maggior attrito con quelle che possono essere delle opportune malte tagliafuoco o comunque dei dispositivi come ad esempio anche intumescenti, comunque che devono proteggere questo sistema che è fondamentale per la sua resa in opera anche nei confronti di carichi da incendio.
Ed è appunto qui abbiamo recuperato quella che è la frase che riporta il DT200, che è, come ha ricordato il collega precedentemente, la norma tecnica per appunto la progettazione di questi elementi. Qui possiamo vedere il rinforzo di un pilastro e di una trave. Poi nel dettaglio vedremo come sistemare questi sistemi e in che direzione orientare le fibre. Partiamo con quello che sono i rinforzi di pilastre e di colonne in calcestruzzo armato. Qui possiamo vedere tre tipologie di intervento. La prima, in cui si dispongono le fibre in maniera longitudinale all'asse della trave, ovvero per il rinforzo a presso flessione. Qui invece possiamo vedere un rinforzo a taglio in cui l'armatura viene disposta con le fibre in direzione ortogonale lungo lo sviluppo del pilastro, con una determinata larghezza della fascia e posizionata a un determinato passo che vengono appunto calcolati dal progettista a seconda comunque della necessità di rinforzo e diciamo di taglio resistente che si deve raggiungere. Qui invece vediamo un intervento di confinamento, quindi in maniera molto similare a quello che è il taglio. Si prevede la distribuzione delle fibre nella stessa direzione, ma si va a ricoprire interamente l'elemento. Fondamentale, in questo caso è la lunghezza di sovrapposizione che deve avvenire tra le fibre, appunto, per andare a chiudere e garantire quindi l'efficacia del sistema di rinforzo. Lunghezza di sovrapposizione che è di circa un minimo di 20 centimetri e opportunamente comunque calcolabile tramite le formule fornite dal DT200 del CNR. Qui possiamo vedere in assonometria sostanzialmente quelle che sono le tre tipologie di interventi presentate qui, qua di fianco. Qui possiamo osservare quelli che sono un intervento di rinforzo a taglio su questi pilastri. In particolar modo su questa foto possiamo notare un particolare molto importante da non trascurare nel momento in cui si mette in opera un sistema di questo tipo, ovvero il raggio di curvatura, la smussatura che è necessaria negli elementi in calcestruzzo quando si rinforzano a taglio sia pilastri che travi. Questo permette di non concentrare lo sforzo in un punto e quindi che comprometterebbe quello che è il funzionamento ottimale della fibra. Come diciamo, raggio di curvatura si parte da circa 2 centimetri, dopodiché dipende appunto dall'elemento che stiamo andando a considerare. Chiaramente per colonne di tipo circolare non vi è questa problematica. Per quanto riguarda il rinforzo delle travi, possiamo andare in analogia con quanto visto con i pilastri, quindi per interventi di rinforzo a flessione andrò a distribuire la mia fibra all'intradosso in direzione appunto longitudinale, mentre invece a taglio andrò a distribuirla diciamo a U, quindi come se fosse una vera e propria staffa di armatura. Possiamo vedere qui tre diverse tipologie di intervento, una continua, quindi con la fibra che viene disposta in adiacenza, oppure studiata con un'opportuna base e un opportuno passo, come se fosse una vera e propria staffa. Qui vediamo anche un'altra combinazione che si fa mettendole in opera, ovvero disponendole con un'inclinazione di 45 gradi. In questo caso bisognerà porre particolare attenzione appunto nei risvolti. Qui possiamo vedere invece quello che è l'esploso assonometrico. Nel caso finisca la bobina che è interessata per il rinforzo, è necessario garantire anche in maniera longitudinale quella che è la lunghezza di sovrapposizione che si calcola in maniera analoga con quanto visto prima per i pilastri e i rinforzi a taglio. Qui possiamo vedere due esempi, sia di un pilastro che anche di una trave rinforzata sia a flessione sia a taglio nelle zone appunto degli appoggi dove chiaramente il taglio è maggiore. In maniera analoga possiamo replicare quello che è l'intervento sulle travi anche declinarlo agli interventi sui travetti dei solai. In particolar modo qui gli interventi saranno generalmente di sola flessione, in quanto generalmente i solai sono sprovvisti di quella che è opportune staffe e quindi il DT200 non dà,
quelle che sono delle metodologie di calcolo per elementi appunto non armati a taglio. Inoltre la problematica di un rinforzo a taglio su un travetto è comunque costituita dalla presenza di pignatte che andrebbero comunque eventualmente rimosse, dunque sarebbe comunque, oltre che oneroso dal punto di vista dei costi, sicuramente anche operativamente a taglio è abbastanza complesso. Diciamo che per risolvere una problematica a taglio su solai in laterocemento valgono in genere interventi di tipo tradizionale, quindi opportuni cordoli in calcestruzzo, quindi sostanzialmente fasce piene. Passiamo ora a vedere quelli che sono i rinforzi FRCM, quindi abbandoniamo quella che è la matrice organica per una matrice di tipo inorganico, quindi una malta tecnica a base calce o base cemento a seconda del supporto su cui sono testate, su cui devono essere applicate, che associano appunto questa malta ad un'opportuna fibra. Questa fibra, questo tessuto, rispetto ai sistemi FRP, presenta una maglia comunque più larga per permettere il passaggio e il miglior ingranamento con la malta al fine di far collaborare al meglio il sistema. Al contrario, con i sistemi FRP abbiamo una maglia molto più, chiusa, necessaria per garantire, l'impregnazione della resina su tutta la sua superficie. Vediamo che il modus operandi è esattamente, lo stesso, quindi si ha sostanzialmente la parte di preparazione del supporto, quindi asportazione e rimozione di parti incoerenti, eventuale pulizia e passivazione dei ferri, infine ricostituzione del copriferro con un'opportuna malta da ripristino. Il vantaggio di utilizzare un sistema con una matrice di tipo inorganico è che mi permette sicuramente di lavorare anche su superfici umide, quindi al contrario dei sistemi FRP non devo aspettare la completa stagionatura appunto della malta, ma già dopo 4-5 giorni posso tranquillamente operare, andare a mettere in opera il mio sistema di rinforzo senza appunto aspettare la necessaria maturazione e stagionatura. Questo perché appunto possono, chiaramente utilizzando una malta, non sono suscettibili sia a fonti di calore ma anche appunto a supporti di tipo umido. Il sistema quindi viene applicato mettendo il primo strato di matrice, lo strato di rete o di tessuto, il secondo strato di matrice di finitura e, se necessario, come previsto dal progettista, un eventuale secondo strato di rinforzo, quindi lo strato di chiusura della malta. Vediamo che si tratta comunque, come ha ricordato il mio collega precedentemente, interventi di spessore piuttosto limitato, quindi ciascuna mano è compresa generalmente tra i 3 e i 5 mm. Qui possiamo vedere appunto le diverse fasi di posa appunto descritte. Passiamo ora a quello, in maniera del tutto analoga con quanto fatto per i sistemi FRP, quelli che sono gli interventi con i sistemi FRCM. Quindi vediamo, partiamo dai pilastri in CA, quindi quelli che sono il rinforzo a presso flessione, a taglio e a confinamento. Possiamo vedere che la distribuzione delle fibre è analoga. Rispetto ai sistemi FRP, quello che cambia è la larghezza di sovrapposizione delle fibre al fine di garantire il corretto funzionamento del rinforzo, che è stimata in 30 centimetri ed è un dato che viene prescritto dal DT215, che è il riferimento normativo di calcolo per questi sistemi. Qui possiamo vedere gli interventi su un pilastro, quindi sia a presso flessione sia a taglio barra confinamento. Come per i sistemi FRP, fondamentale in questo caso lo smusso del supporto con quindi un certo raggio di curvatura, appunto per evitare le concentrazioni di sforzo, come detto precedentemente. Intervento di prima è stato realizzato con quella fibra dorata, che è la fibra di PBO, che è un derivato del Kevlar, mentre invece qua notiamo il rinforzo con sempre del piastro a presso flessione con una rete in fibra di carbonio. Vediamo poi che sul medesimo pilastro, dopo aver applicato il rinforzo a presso flessione, viene applicato quello che è il rinforzo a taglio. E infine qua l'elemento una volta ultimato l'applicazione. Per quanto riguarda il rinforzo delle travi, anche qui andiamo in analogia con gli FRP, quindi intervento a flessione con la fibra distribuita longitudinalmente all'elemento e rinforzo a taglio con la fibra orientata in questa maniera. Anche qui, come per il sistema FRP,
vediamo un intervento a taglio continuo oppure discontinuo studiato con un determinato passo, con inclinazione di quelle che possono essere, diciamo, considerate delle vere e proprie staffe a 90 gradi oppure a 45 gradi. Qui vediamo appunto quello che è il rinforzo a flessione della trave e il rinforzo a taglio con la disposizione AU del nostro tessuto. Vediamo ora quello che è l'intervento sui nodi trave pilastro, in particolar modo se si riesce ad intervenire sia internamente che esternamente, quindi a confinare interamente il nodo, la procedura da seguire è la seguente. Ovvero il rinforzo delle fasce, il rinforzo a X del pannello di nodo, questo per intercettare quelle che sono le fessure di taglio che possono formarsi a seguito di un evento sismico e che sono esercitate dalla tamponatura in questa direzione. Vediamo poi quello che è l'incremento a taglio del pannello di nodo, disposto prima in maniera verticale, poi in maniera orizzontale, quindi per il pilastro e per la trave. Successivamente si prevede un intervento di confinamento, quindi si va a fasciare gli interventi precedentemente fatti, prima con il pilastro, comunque in contemporanea anche con la trave. Questo, diciamo, è un intervento completo e qui si riportano le diverse, appunto, fasi. Quindi prima, ricordo, le fibre disposte a X, poi il rinforzo dei pannelli e infine il confinamento di travi e pilastri nelle zone appunto dove abbiamo disposto questa fibra. Qui vediamo due esempi con un nodo d'angolo e un nodo interno di una struttura appunto in calcestruzzo armato. In maniera del tutto analoga, come visto precedentemente, si possono rinforzare i solai in laterocemento disponendo appunto la fibra lungo il suo sviluppo longitudinale, quindi per rinforzo tipicamente a flessione. Qui vediamo degli esempi, dove possiamo vedere comunque la poca invasività dell'intervento, nel senso che si va ad asportare la parte non strutturale, in questo caso l'intonaco, dove è strettamente necessario, e quindi andare a lavorare su quella che è la parte strutturale del nostro solaio. Qui vediamo appunto gli interventi a flessione, quindi per ogni interasse viene disposta la fibra. Per quanto riguarda i sistemi FRCM, questi trovano anche un'opportuna declinazione a quelli che sono sistemi di rinforzo, diciamo così, non strutturali, quelli che riguardano l'antiribaltamento delle tamponature. Vediamo che i modi di disporre la fibra sono diversi. Ovviamente si può agire sia internamente che esternamente a seconda delle varie esigenze e ovviamente praticità del rinforzo. Qui vediamo quello che viene chiamato intervento a cornice, quindi vado a disporre la mia fibra tra la tamponatura non strutturale, quello che è l'elemento strutturale adiacente, e vado a inserire quelli che sono i connettori che mi devono garantire l'aderenza al supporto del mio sistema di rinforzo. Questo punto, intervento definito a cornice, è previsto anche dalle linee guida di ReLUIS. Un intervento per evitare anche quello che è lo spanciamento durante l'azione sismica, quindi il fenomeno della flessione verticale, è possibile ricoprire interamente il pannello e poi andare a disporre gli opportuni connettori sui cordoli o sui pilastri adiacenti. Per studiarlo magari in maniera dettagliata, anche per il tipo di intervento che si deve fare, è possibile disporla comunque anche a traliccio, quindi con delle fasce verticali, infine una fascia di chiusura orizzontale. Qui vediamo appunto anche un dettaglio del sistema di connettore che viene inserito nel cordolo. Qui vediamo un esempio di un sistema antiribaltamento eseguito quindi a cornice. Possiamo vedere quindi questa rete bidirezionale e i relativi connettori che vengono posti in serie, sono in genere dello stesso materiale di cui è costituito il rinforzo FRCM. È possibile intervenire anche su quelle che sono le tramezzature, le partizioni interne con un sistema di questo tipo. Ovviamente, se previste su entrambe le facce della partizione, poi collegandole opportunamente, oppure direttamente cercando di andare nella parte strutturale adiacente alla tramezzatura. Infine, concludo facendovi vedere quelle che sono le principali fasi di messa in opera dei microcalcestruzzi ad alte prestazioni. Vediamo quello che è l'intervento su solai in basso spessore, quindi possiamo vedere chiaramente la preparazione idonea del supporto, l'inghisaggio di opportune armature appunto a filo del solaio
esistente e il getto del microcalcestruzzo, quindi vediamo quindi comunque un bassissimo spessore di rinforzo. Per quanto riguarda invece il rinforzo di travi e pilastri, chiaramente devono essere previsti degli opportuni sistemi di casseratura opportunamente studiati. Possiamo vedere come nel caso di una trave è necessario, dopo la casseratura, comunque provvedere con degli opportuni fori, appunto per poter versare, al meglio ricoprire, quella che è la parte di intervento della trave che stiamo andando ad effettuare. Stessa cosa vale anche per i pilastri in calcestruzzo armato, quindi si predispone quella che è la casseratura, dopodiché dall'alto. Qui non si vede, ma vengono fatti degli opportuni fori dal solaio al di sopra per permettere, diciamo, la colata di calcestruzzo. Come possiamo qui vedere, in caso di necessità, è possibile comunque predisporre anche dell'armatura, appunto, in quelle situazioni in cui da solo il calcestruzzo fibro-rinforzato non è sufficiente. In genere si procede con questo tipo di materiale appunto per evitare la messa in opera di ulteriori barre d'armatura, però in alcune situazioni magari può essere necessario a seconda appunto degli sforzi e delle azioni comunque che agiscono sull'elemento considerato. Quindi sono interventi che devono essere studiati ad hoc e molto comunque attentamente. Rispetto a un sistema FRCM o FRP, è chiaro che la casseratura e poi anche la successiva messa in opera e maturazione comunque mi porta ad avere tempi di preparazione più lunghi, ma anche tempi di maturazione più lunghi rispetto appunto a un sistema con le fibre. Io ho finito e vi ricordo quelli che sono i nostri servizi di assistenza tecnica, sia come LECA, sia come Ruregold, quindi per il consolidamento dei solai siamo sempre a disposizione, a supporto dei progettisti per definire qual è la migliore tecnica di intervento. Da questo punto anche supporto normativo, delle varie certificazioni e marcature CE dei nostri prodotti. Analogamente, queste cose le svolgiamo per i materiali compositi che vi abbiamo qui illustrato, quindi per la gamma dei prodotti Ruregold, che si completa anche con i nuovissimi software di calcolo per sistemi in CA e in muratura che vedete qua, che saranno disponibili a breve anche sul nostro sito ruregold.it. Come rete commerciale, siamo disponibili anche a seguirvi in questo particolare periodo, anche a distanza, sulle principali piattaforme social. Io ho concluso e vi ringrazio per l'attenzione. Grazie mille. Adesso lasciamo lo spazio alle domande che ho già raccolto, ma potete continuare a porle scrivendole nel pannello, ovviamente, domande in GoToWebinar. Allora, visto che hai concluso la parte con l'assistenza tecnica, una domanda subito è se con l'assistenza tecnica fornite assistenza anche negli interventi in sisma bonus. Quindi anche per capire un po' meglio se Sì. l'intervento può essere eseguito e rientra all'interno ovviamente dei benefici. Assolutamente sì, come ufficio tecnico siamo, come appena detto, a supporto dei progettisti, quindi per seguire appunto dalla fase di progettazione fino anche alla posa in caso di necessità. Quindi per chi conoscesse anche poco i nostri sistemi, siamo assolutamente a disposizione per questi tipi di intervento. Dopodiché, come azienda, non possiamo firmare i progetti, però possiamo darvi tutto il supporto necessario per queste fasi. Altra domanda invece anche sui sistemi HPFRC. Quali sono gli spessori minimi e massimi per l'intervento di incamiciatura dei pilastri? Beh, allora diciamo che si parte da un minimo di 2-3 centimetri e poi, diciamo, sostanzialmente non c'è un limite superiore. È chiaro che comunque poi interviene comunque anche la variabile di costo, quindi poi magari si decide di passare ad un intervento di tipo tradizionale, quindi di jacketing con calcestruzzo tradizionale opportune barre d'armatura. Però generalmente siamo fino ad un massimo di 5-7 centimetri, se necessario. Poi chiaramente dipende dalle sollecitazioni in gioco e da questi parametri. Questa soluzione con gli HPFRC ci chiedono è utilizzabile anche nel caso di una muratura portante costituita in sassi di fiume? No, sono stati studiati appositamente per le strutture in calcestruzzo armato. Diciamo, per le murature abbiamo anche delle malte fibro rinforzate opportunamente certificate presso l'università.
riguardo invece il collegamento tra il pilastro e il plinto di fondazione, come viene previsto il rinforzo e la continuità? Allora, come magari mando indietro le immagini così Sì. prendo l'esempio. Quindi questo vale per, allora, eccoci qua. Quando viene fatto un rinforzo a presso flessione, generalmente si ha comunque una lunghezza di almeno 30 centimetri della fascia che si va quindi poi ad ancorare opportunamente a quelle che è l'elemento strutturale adiacente, quindi o il cordolo, la trave o il solaio con un opportuno connettore. Quindi una volta stesa la fibra con l'opportuna prolunga, si fora, si inietta la malta, si inserisce il fiocco e lo si sfiocca al di sopra, ecco. Altra domanda che ci viene da un professionista è se il sistema FRCM è consigliabile anche per edifici in muratura con altezza inferiore a 10 metri. Intervengo un attimo io. Sì, anzi, i sistemi FRCM, visto un po' anche la natura della fibra e la bassa grammatura delle reti, offrono sicuramente un incremento sulle strutture in CA, ma gli incrementi che si ottengono sulle strutture in muratura possono essere sicuramente maggiori, anche dal punto di vista, diciamo, delle rigidezze delle malte, comunque sono più compatibili e lavorano meglio. In termini di costo, quali sono le differenze fra le diverse soluzioni che hai presentato oggi? Allora, in termini di costo, ovviamente non è possibile andare a dare delle risposte in forma generale. Questo non vuol dire non rispondere alla domanda, ma vuol dire che quello che spesso si può fare con uno strato di FRP, magari a volte lo si può anche fare con uno strato di FRCM, altre volte sono necessari due strati di FRCM. Quali sono le variabili che entrano in gioco? La grammatura, gli spessori, le larghezze e ovviamente anche la tipologia di materiale. Quindi non c'è una vera e propria risposta generale a questa domanda. Quello che sicuramente si può fare è andare a vedere le varie soluzioni e andare poi a confrontare di volta in volta i vari prezzi. Chiaramente per tutta la parte di proposte commerciali ci sarà un commerciale di zona, un promotore tecnico, un agente che ovviamente vi supporterà e vi darà tutto il supporto, quindi in fase anche di definizione dei budget. Quali sono, sempre in tema di differenze, diciamo, i principali vantaggi, ad esempio, di utilizzare un sistema FRCM piuttosto che un FRP? Ci sono dei vantaggi che derivano principalmente, sicuramente lo abbiamo già visto, dal cantiere. Perché è possibile che volendo comparare due sistemi a confronto, quindi una soluzione con sistema FRP, una soluzione con sistema FRCM, risulti più vantaggioso fare un intervento con gli FRP. La verità è che la soluzione commerciale, cioè la proposta commerciale, non tiene conto delle fasi di cantiere, in quanto in cantiere è necessario applicare, per quanto riguarda gli FRP, 24 ore prima il primer. Tenere il cantiere fermo per 24 ore, applicare successivamente l'FRP e aspettare che la resina completi la maturazione. Inoltre, la manodopera non è una manodopera tradizionale, ma deve essere una manodopera specializzata. Ecco, tutti questi parametri non rientrano all'interno di un costo di fornitura del materiale. Questo vuol dire che se io ipotizzo di dover fare un intervento che per riguarda un rinforzo FRCM costa 100, mentre con un rinforzo FRP costa 60, la verità è che poi quei 40 di gap spesso sono assorbiti e anzi a volte superati da tutte queste problematiche di cantiere, oltre anche alle problematiche relative all'umidità che prevedono quindi delle operazioni preliminari sul supporto, quindi di asciugatura o in caso di applicazione dall'esterno non è possibile farlo, non è possibile farlo durante una giornata piovosa o comunque ci sono una serie di problematiche che non si tengono in conto in fase di valutazione dei costi. Parlando di problematiche, c'è un range di temperature in cui questi sistemi possono essere applicati? Sì, i range di temperatura sia per i sistemi FRP che per i sistemi FRCM sono poi descritti nelle schede tecniche.
Chiaramente per i sistemi FRP sono più stringenti a causa proprio della lavorabilità delle resine. Per questo motivo l'azienda propone una doppia combinazione delle resine estive, chiamiamole così, e delle resine invernali, che hanno ovviamente un tempo di apertura diverso e dei range di temperatura chiaramente diversi. Come si dimensiona l'intervento di antiribaltamento delle tamponature esterne che abbiamo visto, ad esempio, in una serie di slide? Allora, si seguono quelle che sono le indicazioni del capitolo 7 delle NTC, quindi si calcola quella che è la forza sismica, si applica il fattore di struttura relativo a elementi non strutturali, che in questo caso è un fattore di struttura Q, si inserisce quello che è la PGA, comunque tutte quelle caratteristiche per calcolarsi la forza sismica che viene poi applicata al baricentro della tramezzatura. E considerando quindi lo schema di appoggio-appoggio, si va a trovare quello che è il momento sollecitante, e quindi poi con la procedura dell'FRCM declinata alla muratura si va a verificare il rinforzo con la fibra, quindi qual è il contributo che mi dà e quindi quello che è l'aumento della prestazione. Chiaramente ante operam si può fare una valutazione a livello appunto di ribaltamento tra il momento dovuto appunto alla forza sismica nella mezzeria della mia tamponatura e quello che è il momento stabilizzante dovuto al peso proprio della tamponatura stessa. In questo modo si può vedere se è necessario o meno il rinforzo di quella determinata tamponatura. Parlando invece di interventi sulle travi in calcestruzzo armato, in caso di un doppio rinforzo, cioè sia a flessione che a taglio di una trave o di un pilastro, anche eventualmente, è indifferente l'ordine con cui applico i due tipi di rinforzo? Ok, diciamo che si può procedere pensando a un'analogia con l'armatura tradizionale, ovvero prima posiziono quella che è l'armatura longitudinale e poi le staffe di chiusura, quindi prima un intervento come in questo caso a pressopressione e poi a taglio appunto che va a chiudere il nostro sistema. Quindi se sono presenti entrambi i rinforzi, prima chiaramente è dominante quello longitudinale, quindi a flessione o pressopressione a seconda dell'elemento e poi successivamente quello a taglio. Ed è obbligatorio smussare gli spigoli anche per il rinforzo a flessione delle travi? Allora, qui andiamo proprio sulla parte delle travi. Allora, lo smusso potrebbe essere necessario magari nel momento in cui la fibra non la dispongo solamente all'intradosso della trave, ma vado a risvoltarla con le fibre disposte longitudinalmente anche sulla parte, quindi in altezza. Quindi, diciamo, alcune volte può essere necessario se la larghezza del rinforzo è più grande di quella che è la base, della trave stessa. Ancora due domande sui rinforzi di travi. Ci chiede un professionista se quando si interviene con un rinforzo a trazione dell'intradosso di una trave in flessa, lo strato di PBO nell'FRCM va ancorato ai pilastri del telaio con dei fiocchi. Allora, nel caso di intervento in campata e quindi a flessione positiva, è necessario coprire chiaramente la parte di momento sollecitante che è scoperta rispetto al resistente ante operam e prolungarla poi dell'opportuna lunghezza di ancoraggio calcolata. Nel caso in cui invece il rinforzo può essere previsto, ove necessario, agli appoggi, quindi una flessione tipo negativo, è chiaro che dovrò prevedere un opportuno fiocco, quindi avrò la lunghezza di sovrapposizione che si propone sul pilastro e poi un opportuno sistema con i connettori. Quindi all'intradosso no, all'estradosso sì, installazione dei connettori. E un'altra domanda collegata, sempre parlando di rinforzo delle travi, in questo caso a taglio di una trave in flessa, ci chiedono se il rinforzo deve essere completo della, diciamo, cerchiatura della trave oppure Sì, allora diciamo non che esserlo. sia per i sistemi FRCM che FRP io ho fatto vedere quello che è generalmente l'intervento più tipico, ovvero ADU. È chiaro che se è possibile andare in avvolgimento alla trave, quindi a pensare proprio al comportamento della mia, come se fosse una staffa di armatura, chiaramente quella è la soluzione ideale, ma comunque anche più invasiva.
Nel caso in cui la lunghezza ad uno sia sufficiente, questo lo si vede appunto dal calcolo seguendo quelle che sono le indicazioni dei due documenti tecnici che abbiamo illustrato, si possono prevedere degli opportuni fiocchi che vanno poi sfioccati sulla parte del rinforzataglio. Bene, vedo che abbiamo risposto ormai a tutti i quesiti arrivati, quindi a questo punto, se ci fossero eventuali altre domande, potete girarle al servizio di assistenza tecnica, di cui comunque fanno parte anche Edoardo Petinari e Santi Urso. Ecco, Metto qua ma i nostri riferimenti. ottimo. Comunque, riferimenti che riceverete a breve via mail attraverso le slide che avete visto proiettate oggi. Io vi rimando anche alla registrazione che inseriremo quanto prima sul nostro canale YouTube Edicom News, se vorrete rivedere anche questo video, oltre ad altri che trovate sui sistemi di rinforzo e che abbiamo realizzato nei webinar nelle scorse settimane. E a questo punto vi ringrazio per essere rimasti con noi fino alla fine, ringrazio Santi Urso ed Edoardo Pettinari e vi auguro una buona serata.